Eccoci qua, siamo tornati anche oggi in diretta e nell'orario, diciamo, solito, ordinario, quello delle 13.30. Buon pomeriggio a tutti voi, a tutte voi e benvenuti e bentornati a Denominazione di Origine Calabrese, che oggi continua ad occuparsi di questo turno di elezioni amministrative, del referendum, insomma, avete capito. Evitiamo di parlarne e quindi stendiamo un velo pietoso, perché, insomma, sinceramente. Non ricordo più nemmeno la percentuale di chi è andato a votare, una cosa davvero per certi versi incredibile. Ma insomma, comunque poi magari apriremo una pagina, una finestra su questa questione con esponenti che ne sanno più di noi. Oggi invece ci occupiamo delle amministrative perché abbiamo ovviamente anche i dati definitivi di questo primo turno, ma prima di tutto. Perché sono quelle notizie che, insomma, sì, vabbè, se ne parla, però, sai, adesso c'è la guerra, poi c'è la politica, poi c'è Salvini, poi c'è. E quindi arrivano sempre dopo. Invece sono notizie che fra 10 anni, 20 anni, 100 anni queste notizie resteranno. Le altre non lo so quanto resteranno, ma questa notizia che sto per darvi sicuramente resterà. Possiamo far vedere, Antonio, la foto che abbiamo trovato su Facebook? E vi leggo il testo di un post di Lorenzo Tosa, che è un collega giornalista bravissimo, fra l'altro sui social fa centinaia di migliaia di visualizzazioni, insomma è uno di quelli che è molto 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 conosciuto. Ecco, ha messo questa foto, lo vedete fra l'altro, insomma, ecco, è in frac con il farfallino. Questo signore che vedete nella foto si chiama Stefano Massini. E scrive Tosa su Facebook, ieri notte ha scritto una pagina di storia del teatro e dello spettacolo italiano. Massini non ha solo vinto i Tony Awards, che sono gli Oscar del teatro, pensate un po', di Broadway, quindi il massimo, diciamo, ecco, della comunicazione dell'arte del teatro. Ha letteralmente trionfato, si è aggiudicato con The Lehman Trilogy 5 su 8 statuette, era in nomination su 8 statuette e ne ha vinte 5, tra cui miglior opera teatrale e migliore regia. Ma non è tutto, perché questa è la prima storica vittoria per un italiano ai Tony Awards. Mai nessuno prima aveva vinto. È una di quelle notizie, scrive Tosa, che dovrebbero aprire i telegiornali, come accadde per esempio un altro toscano. Ricorderete, La vita è bella. Straordinario, ma si sa, scrive Tosa, non stiamo parlando di cinema o di Benigni, stiamo parlando soltanto di teatro. Io invece, aggiunge ancora Tosa, e noi con lui oggi, voglio celebrare questo grande drammaturgo, scrittore, artista a tutto tondo che è da anni Stefano Massini, un orgoglio italiano. Siamo davvero molto contenti di avere dato anche noi in apertura nel nostro doc questa notizia che sembra non c'entrare alcunché con il momento che stiamo vivendo, ma insomma, a nostro modesto avviso, invece merita anche questi 2 minuti. Allora, si è votato dunque. Al primo turno ha vinto Giuseppe Ranuccio e ha vinto a Palmi, oltre il 60%. Fra poco, anzi, guardiamole subito le grafiche, se riusciamo, e partiamo proprio dalla grafica che riguarda il comune di Palmi, sempre se è possibile, e se no. Andiamo con le grafiche che abbiamo preparato. No, ma è come vedete Enzo Saporito, che ringrazio come sempre, che ha curato questa parte della grafica, è puntuale come sempre. Allora, come vedete, questi sono i dati delle amministrative di Palmi con il refuso sul nome, perché Giovanni Barone è il secondo, il signore, diciamo, con i capelli brizzolati e gli occhiali, il primo invece è Giuseppe Ranuccio, che è il nuovo sindaco. Il nuovo sindaco. In realtà è il sindaco uscente che è stato dentro. Allora, questo è Giovanni Barone invece, e come vedete non ha vinto la competizione, si è fermato al 32,05%, andiamo velocissimi. Comunque, ecco il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, 64,51% con 6.877 preferenze, e vedete anche le liste che lo hanno appoggiato, diciamo una configurazione civica, ma insomma dentro c'è anche molto molto centro-sinistra. Questo invece è tutto il centrodestra che appoggiava l'ex sindaco Giovanni Barone, si è fermato al 32,05%, 3.419
2017, come vedete ci sono tutti, l'UDC, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega e ovviamente anche altre formazioni politiche, diciamo, moderate. Il terzo candidato, Giuseppe Armino, si è fermato al 3,43%, aveva soltanto, come vedete, una lista a sostegno. Sono dati definitivi che riguardano appunto il comune di Palmi. Negli altri comuni sopra i 15.000 abitanti, quindi Catanzaro, Paola ed Acri, invece si andrà al ballottaggio. Allora, sempre con l'aiuto della grafica, proviamo a vedere qual è la situazione. Credo che al momento manchi per l'ufficialità nel comune di Catanzaro solo una delle 92 sezioni. Vedete, le sezioni sono 91 su 92, ma non crediamo che cambierà di molto. Nino Campo 0,34%, Francesco Di Lieto 1,63%, Banda Ferro, ottimo risultato, insomma, ecco, se comparato su scala nazionale, 9,19%, Antonello Talerico, altro candidato del centrodestra, grande performance la sua, 13,16%, e poi, come vedete, i due candidati, diciamo, tra virgolette, come dire, ordinari di centrodestra e centrosinistra, per quanto Donato lo sia poco di centrodestra, ma comunque Valerio Donato 43,82%, oltre 20.000 voti di preferenza, Nicola Fiorita col centrosinistra, Campolargo, PD e 5 Stelle con quasi 15.000 voti, 14.700, e il 31,86%. Queste sono invece le liste, le 10 liste che appoggiavano il candidato di centrodestra, come vedete, non ci sono simboli di partito, ma vi garantiamo che dentro c'è per esempio ufficialmente la Lega, Forza Italia e altre formazioni politiche su scala nazionale. Nicola Fiorita invece costruiva il Campolargo e queste sono, diciamo, le liste, la lista più votata proprio la sua, Cambiavento, perché viene da questo movimento, ma come vedete dentro ci sono anche 5 Stelle che però non hanno una grande performance, 2,76%, e nemmeno il Partito Democratico, per la verità, insomma, ecco, che si è fermato al 5,84%, ma riteniamo di poter dire che dentro altre liste ci sono sicuramente, ecco, pezzi e consensi del PD di Letta. Queste invece erano le liste, sono le liste che hanno appoggiato Antonello Talerico. Qui, come vedete, c'è Noi con l'Italia, quindi un partito nazionale che è stato accanto all'attuale presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, ha avuto una grande performance, e, insomma, ad onor di cronaca, tra i principali come dire, sostenitori dell'avvocato Talerico anche l'ex presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini. Queste dunque le liste che riguardano appunto Talerico. Ecco, questo è un dato, insomma, incontrovertibile. La lista che appoggiava Banda Ferro, cioè la lista ufficiale del partito della Meloni, Fratelli d'Italia, a Catanzaro, è arrivata al 5%, 4,98%. Ma lei, come vedete, insomma, anche grazie al voto disgiunto è arrivata a oltre il 9, quindi ha quasi raddoppiato i consensi del suo partito, a testimoniare ovviamente presenza molto profonda e radicata di Banda Ferro nella sua Catanzaro. Qui invece Francesco Di Lieto, che era il candidato di fatto della sinistra cosiddetta antagonista, dentro c'era Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Sinistra Italiana di Fratoianni, insomma 1,63 il candidato a sindaco, 1,11 l'unica lista che lo sosteneva, e poi Nino Campo con Catanzaro Oltre, lista civica, 91 voti la sua lista, 158 invece Antonio Campo. Questa è la situazione al momento che riguarda Catanzaro, dunque ballottaggio tra i due. Vedremo ovviamente con l'aiuto e l'ausilio della grafica da qui a breve quello che è successo a Paola e ad Acri, ma intanto io vorrei introdurre l'argomento intorno al quale vorrei sviluppare, diciamo, ecco, questa prima parte della nostra riflessione, invitandovi, se volete, a farla insieme a noi, perché c'è, come vedete, un numero di telefono 0962, non lo vedo più, 93 12 96 comunque, e poi c'è anche il 324 699 60 67. Siamo in attesa di collegarci con Gianfranco Turino, col quale oggi vorremmo affrontare anche tutta questa questione che riguarda il comune di Catanzaro. Al momento non ci sono collegamenti, speriamo, insomma, che almeno lui sappia come si fa. Ritenevo, davo per scontato che lui sapesse
come si fa. Allora, nel frattempo però abbiamo preparato anche delle interviste. Io vorrei cominciare proprio con l'intervista che ha rilasciato ieri sera, quando si sapeva, insomma, ecco, bene o male quali erano i risultati, seppure non definitivi, ma quasi ufficiali, l'intervista che ha rilasciato appunto Bandaferro. Noi abbiamo sostenuto fortemente l'idea di una città che voleva rinnovare in parte la sua classe dirigente, ma soprattutto che avesse le idee chiave su quello che in qualche modo si voleva fare. Per cosa il ballottaggio, faranno? Fermo restando, insomma, saremo anche noiosi, ma lo diciamo da anni e lo abbiamo dimostrato al contrario di altri nei fatti, mai col PD, mai con i 5 Stelle. Qualora si dovesse eventualmente decidere su base nazionale, perché dobbiamo capire anche cosa avverrà da Verona a Parma, insomma tutte le città dove non si giocherà la partita al primo turno e dove magari si potrà ricomporre il centrodestra, capire se ci sono anche quella volontà di sposare buona parte del nostro progetto e del nostro programma, dove ci sono battaglie storiche di Fratelli d'Italia, battaglie storiche rispetto ad una città dove sulla sicurezza, sulle fasce deboli, sul problema del lavoro, insomma, ha in qualche modo un po' preso quelli che erano i temi che una volta cavalcava la sinistra, ma li ha solo cavalcati perché poi nella sostanza, quando è andata al governo, non li ha mai realizzati. Allora, io vorrei che qualcuno però mi spiegasse, diciamo, questo pezzo di intervista di Vanda, non è uno scherzo, perché vorrei capire, ecco, forse me lo può spiegare, che fra l'altro un tempo erano anche in ottimi rapporti, no? Gianfranco Turino è collegato con noi, ce l'abbiamo, buongiorno, che meraviglia, non lo sento in studio però, lo vedo e non sento la sua voce. Gianfranco, tu mi senti? Sì. Ora mi senti? Adesso ti sento, sì. Non volevi parlare, volevi soltanto apparire e non essere, questo era... No, non è nella mia natura. Se, comunque, no, io non ho, comunque non ho siamo capito ancora che... in ottimi rapporti. Non dubito, ma era una battuta, era un modo, come dire, per introdurti in questa nostra chiacchierata. No, però vorrei capire chi vota. Io non ho capito chi vota, se vota Fiorita o vota Donato Bandaferro. No, secondo me alla fine voterà Donato. Ma proprio alla fine? Sì. Gliela fa pesare, le donne si fanno corteggiare. No, ma poi inseriva, a parte le battute naturalmente, ma poi inseriva questo elemento, diceva, adesso bisogna vedere Verona, gli altri posti nei quali c'è il ballottaggio, se non ci siamo direttamente. È chiaro che determinate dinamiche politiche non possono restare al cantuccio del comune di Catanzaro. Entrano in una logica nazionale in cui il centrodestra sta vivendo forti fibrillazioni in questo momento, nell'ultimo anno in modo particolare, e dove chiaramente Fratelli d'Italia, visto il risultato che ha raggiunto in tutta Italia, soprattutto al nord, e comincia a fare pesare la leadership di Giorgia Meloni. Per cui le cose non sono più naturali come erano un tempo. Ma tu dici che bisogna cambiare un po' il paradigma, ecco, perché eravamo abituati... Ieri la Meloni è stata chiara, no? Che il centrodestra si ritrovi e Forza Italia e Lega escano dalla maggioranza. E ricordati, non c'è bisogno di dirlo, ma lo dico giusto per introdurre l'argomento, che a marzo si vota alle politiche. Quindi qua ci siamo in presenza proprio delle classiche grandi manovre che sono proprio alla vigilia di una battaglia politica che non è così elementare e semplice come potrebbe apparire. Senti, prima di introdurre magari gli altri candidati a sindaco, perché poi svilupperemo anche un po' di riflessione intorno proprio alle loro dichiarazioni, restiamoci ma i 5 Stelle di fatto si stanno praticamente sciogliendo, come il caso di dire, come neve al sole. E allora la domanda, perché se è vero quello che dice, e ovviamente ha la sua coerenza, la sua logica, la Meloni, dice Forza Italia, Lega, ora al netto del uscite, entrate dal governo Draghi, però diciamo che la configurazione del centrodestra dovrebbe essere, bene o male,
la abbiamo chiara anche noi. Dall'altra parte sembrerebbe abbastanza chiara l'idea di Letta e di Conte, però nel mentre viene meno il consenso dei 5 Stelle e tu magari non copri, come dire, il fronte moderato, vedi Calenda, vedi Renzi, ma anche un pezzo probabilmente di Forza Italia che magari non vuole finire nelle fauci di Meloni e Salvini. Ma insomma, questo campo largo con i 5 Stelle che si sciolgono, come si presenterà alle politiche? Anche questo è un tema. Oh, questo è uno dei temi più divertenti, anche perché il campo largo mi sembra che sia un campo da ping pong, quindi non molto largo in realtà, ma anzi va molto stretto soprattutto a chi tenta di giocarci dentro. Secondo me il centro-sinistra è costretto a rivedersi. Già ieri sera, direttore, ho seguito un pochettino il dibattito sulle reti nazionali e c'era quello che ti imita, che fa la trasmissione sul Rai 1, si chiama Bruno Vespa, che ha sviluppato un bel dibattito, dove la Serracchiani, che era l'esponente PD presente tra gli ospiti, ha detto chiaramente che in questo momento bisogna dare uno sguardo e un'attenzione particolare non più a sinistra, quindi non più rivolta verso i 5 Stelle, ma rivolta verso il centro, per cui verso Azione di Calenda e Renzi. Forse più con Calenda che con Renzi, però la logica del PD secondo me cambia da qui a breve. Almeno allora, così sembra. Sì, no, certo. Ma allora quando questi di centro, diciamo, ecco, dicono a Letta, tu devi decidere se vuoi stare con Macron, con l'Europa, con l'economia di mercato, piuttosto che con Landini, no? che è una metafora chiaramente per dire, se te ne vuoi andare con la sinistra, chiaramente noi non ci... Quindi non è che una convenzione ad escludendum nei confronti di Conte e del Movimento 5 Stelle, ma è proprio una linea, la nuova linea del PD che deve essere stabilita, se capisco bene. Onestamente, se capisco bene anch'io, il se è molto grande nel mio caso, noi siamo di fronte ad una scelta, cioè o noi andiamo verso quella che era l'Europa e quindi con le due grandi famiglie, quella dei popolari, quindi l'area moderata di centrodestra, e quella dei socialdemocratici, che è l'area moderata del centrosinistra, non è certo l'area radicale della sinistra. Quindi niente populismi, niente estrema sinistra, non Landini, no ad articolo 1, no all'EU, ma rifare un pochettino quello che era l'Ulivo, che allora si alleò con Rifondazione, se non ricordo male. Certo, un'alleanza in realtà nei collegi, ma non era organica, tant'è che ma poi non era Bertinotti... organica, esatto. Quindi o si va verso questa direzione, o si va verso un tripartitismo dove in Italia avremo la sinistra, quindi questo campo semilargo stretto, non puoi chiamatelo come volete, avremo la destra dove ci sarà la Meloni con probabilmente parte della Lega e poi avremo un grande centro, un'area moderata che si ritroverà, perché i due paradigmi sono gli stessi, cioè oggi il PD deve decidere se guardarsi a sinistra o verso il centro, oggi il centrodestra, la parte moderata del centrodestra deve decidere se guardare a destra o verso il centro-sinistra. Sì, il centro del centro-sinistra, diciamo così. Sì, esatto. Senti, a proposito di centro, di centro-destra più che di centro-sinistra, io vorrei farti sentire le dichiarazioni di Antonello Talerico, che come tu sai ha avuto un ottimo risultato, 13% non è cosa di poco conto, ma insomma aveva anche sostenitori importanti, brillanti, tra questi anche l'ex presidente del Consiglio Domenico Tallini. Sentiamo che cosa dice Talerico. Quale sarà la vostra posizione? La nostra posizione sarà sempre di coerenza politica, di affinità e di prospettive rispetto a quello che era l'obiettivo iniziale, l'interesse della città. È ovvio che quando parlo di coerenza politica potrebbero esserci delle difficoltà ad abbinarsi ad un contesto del centrodestra mascherato che comunque ha posto un veto anche sulla mia candidatura come candidato unitario. Poi andremo a valutare se la componente guidata da Nicola Fiorita possa avere delle affinità con noi e se la nostra coalizione potrà avere nell'azione di governo un ruolo ben preciso. Se questo non dovesse esserci, a quel punto sarà un ruolo assolutamente un voto libero per quanto riguarda il nostro elettorato.
Quindi è stato chiarissimo Antonio Valerio, dice io non lo so, è chiaro che guardo al centrodestra, però ho delle difficoltà perché lì c'è un veto nei miei confronti, vediamo se con Fiorita costruisco delle affinità, anche perché questo lo dico io, non lo dice lui, ma 5 anni fa proprio Talerico no, costruì una lista in appoggio a Fiorita, e se non c'è un ruolo di governo a questo punto io dirò ai miei elettori ragazzi, votate liberamente, votate chi ritenete il migliore sindaco di Catanzaro nei prossimi 5 anni. Vuoi aggiungere cosa? Perfetta. No, posso aggiungere solamente una cosa. Uno è che Talarico si erga ora a paladino del centrodestra, tacciando di essere mascherati gli altri. Mi viene un po' da sorridere, perché io quando vedo questi atti di purismo politico, soprattutto da uno che... Quando arrivò Calenda a Catanzaro qualche mese fa, annunciò nella conferenza stampa di Calenda la sua candidatura a sindaco dicendo non ci saranno posti per i trasfughi di Forza Italia, come se lui venisse da Marte invece, ed erano parole testuali, me le sono segnate, e Fiorita si è messo sul mercato. La mia perplessità è se Fiorita, scusami, Talarico si è messo sul mercato, la mia perplessità è se questo 13% che rappresenta lui, che è sotto la percentuale delle liste che lo appoggiavano, lo rappresenta realmente lui oppure fa riferimento a chi sosteneva Talerico. Per cui mi sa che le trattative non le fa Talerico in prima persona. Questo è diciamo che sarà intorno al tavolo, ma non sarà da solo. Ecco, mettiamola in questa. Antonio, possiamo sentire anche in un certo qual senso che cosa risponde già Valerio Donato a queste considerazioni di Talerico? La conservazione che a me si attribuisce, diciamo così, a me sembra davvero molto strano, perché dall'altra parte, e Talerico oggi lo dichiara, Talerico, come avevo previsto, oggi dichiara che fondamentalmente appoggerà Fiorita, e la regia di Talerico si chiama Mimmo Tallini, che è la conservazione della politica per eccellenza. Io sto proponendo una proposta davvero nuova, sto ponendo all'attenzione di tutti una proposta nuova, con degli schemi, tra virgolette, politici differenti, con uno schema amministrativo che con il passato ha davvero poco a che fare, con uno schema politico in cui sono in prima battuta presenti i cittadini che partecipano alla vita della città, con strutturazioni formali, cioè con organi previsti che saranno messi in campo e consentiranno ai cittadini di partecipare effettivamente. La vecchia politica è chi si fa la politica chiuso in una stanza, a guardare come sono state determinate le candidature di tutti gli altri. Mi pare che la conservazione stia da lì, che nel chiuso di una stanza si è decisa una candidatura e nel chiuso di una stanza si sta determinando una possibile regia sia del primo turno sia del ballottaggio. La conservazione mi pare che sia molto distante dalla mia formazione politica e dalla mia proposta. Dimmi la verità, vi siete sentiti per telefono ieri tu e Donato? Perché di fatto... No, secondo me... Si è studiato tutte le comunicazioni del sindaco pugliese nel 2016. Aggiungi, vai avanti. No, perché vedo parecchie similitudini. È chiaro che Donato non è il rappresentante del centrodestra. Ieri, non sempre per citare la stessa fonte, ma ieri sera mi sono visto tutto, credo. Sono passato da Mentana ad Audia a quello Vespa. Che mi... A Vespa quello che mi imita. Sì. Devo dire che Donato ieri anche nelle interviste nazionali l'ha detto chiaro, io non sono un'espressione del centrodestra, sono una rappresentazione civica, nel mio raggruppamento c'è persone che arrivano da tutte le aree. Paradossalmente, nonostante l'appoggio nascosto, ma neanche tanto nei simboli, della Lega e di Forza Italia, Donato mantiene la sua indipendenza, lo dice chiaramente, per questo io vedo difficile o comunque problematico l'accordo con Vandaferro. Ma ti posso far fare guarda, ti voglio fare una domanda, perché è solo a te posso fare questa domanda. La cosa strana, incredibile, è che se avessero trovato un candidato a sindaco, tutti quelli del centrodestra avrebbero stravinto la competizione a Catanzaro. Non l'hanno trovato e adesso con Donato e Fiorita al ballottaggio sembra che il centrodestra in realtà non ci sia proprio. Direttore, come al solito le tue analisi sono inconfutabili. Il centrodestra a Catanzaro è purtroppo vittima
dell'ondata lunga delle regionali, soprattutto riferita a Forza Italia. Quando c'è stato il cambio di guida in Forza Italia e il potere dentro quel partito è passato da Catanzaro a Vibo, che ha conquistato militarmente Catanzaro e Crotone, è chiaro che i contrappolti si hanno sul territorio poi. Dopodiché Catanzaro, purtroppo, e lo dico perché a me sarebbe sempre, mi piacerebbe sempre vedere dei sistemi ordinati che si confrontano fra di loro, e invece noi qui vediamo una situazione stramba, dove il centrodestra, che veniva da 10 anni di governo Abramo, che poi sono molti di più, non riesce a generare una propria proposta. Il delfino, certo. Sì, ma non è neanche la persona, perché puoi anche trovare il professore Donato di turno che viene dall'ambiente accademico, un giurista, un uomo che viene da quella che una volta chiamavano la società civile, come se la politica fosse la società incivile, ma si poteva trovare un rappresentante di un progetto politico che era nato da tempo e che doveva evolversi. Cioè, io non credo che la giunta che lascia ora, la giunta Abramo, non lasci progettualità. C'è dubbio, certo, da questo punto di vista, visto che è proprio a cavallo, la politica, non l'attività amministrativa. Esatto, cioè, visto che è proprio a cavallo e quindi ha già impostato il PNRR, ha già impostato la nuova programmazione comunitaria, sta lavorando ancora su agenda urbana. Catanzaro è uno dei comuni che è più avanti dal punto di vista del settennario precedente. Allora è chiaro che c'è anche una ricca eredità. Vediamo chi potrebbe coglierla. Perdonami se ti interrompo, perché siamo fra l'altro alle battute conclusive. Vediamo chi potrebbe proprio raccoglierla questa straordinaria eredità, perché insomma questo se la gioca la partita. Nicola Fiorita, sentite. Abbiamo impedito che il sistema di potere che si era raggrumato intorno al nostro avversario potesse vincere, come ritenevano, come hanno ritenuto fino all'ultimo, al primo turno, e adesso ci giochiamo tutto nel secondo tempo di questa partita, che era quello che ci aspettavamo da 5 anni. A tutti i cittadini proporremo questa idea che cambiare è possibile. Credo che sarà percepita anche in maniera molto più forte adesso che abbiamo giocato una partita 10 liste contro 5, abbiamo giocato una partita 28 consiglieri comunali uscenti contro 2 consiglieri comunali di opposizione uscente. Adesso giochiamo uno contro uno, è la partita che volevamo. Il nostro percorso che è durato 5 anni, siamo arrivati a questa competizione elettorale molto più solidi, molto più maturi e quindi anche molto più strutturati, e quindi inevitabilmente credo anche questo abbia prodotto un successo della lista. Allora, sei contento che non ti ho chiesto niente della crisi al Comune di Crotone, vero? Sì. Sì, anche perché non saprei che dirti. Appunto, tu cioè, non l'hai seguita? Non perché non la seguo, ma perché... Perché non è la capisci. È troppo divertente. Posso dire una cosa? Al volo, perché devo chiudere. Al volo. Ma se quella era la faccia di uno soddisfatto dei risultati, siamo rovinati. Cioè, un sorriso lo poteva anche fare. No, perché ha paura che qualcuno dice c'è troppa serenità, e allora quando sentono questa qualificazione un po' così. No, secondo me ha visto i risultati del Consiglio e sa che se vince non c'ha la maggioranza del Consiglio. Anche quello è vero. E anche quello è vero, se vince c'è il rischio anatra zoppa, sì. Esatto. Allora studia sulla crisi di Crotone, ci sentiamo da qui a qualche giorno, va bene? Pensavo da dicessi da qui a qualche secondo. Va grazie. Bene, direttore, quando vuoi. Grazie a voi. Grazie, grazie come sempre ovviamente anche per la freschezza, per la genuinità, per l'ironia di Gianfranco Turino, che non è soltanto chiaramente un caro amico, ma è anche un esponente politico e quindi mastica molto bene la politica nazionale oltre che quella locale. Andiamo in pubblicità, poi ci occupiamo di altri ballottaggi, andremo a Paola e poi ad Acri, dopo la pubblicità. Loro benessere. In ogni puntata, infatti, cerchiamo di trattare tematiche differenti, dove poter trovare i migliori professionisti e perché affidarsi sempre a mani esperte, con l'obiettivo di fornire a tutti voi che ci seguite un'informazione completa, chiara e semplice. Su Esperia TV, canale 15, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, è Medicina, il tuo appuntamento con la salute.
entro il mese di aprile cambieranno le frequenze della TV digitale. Immaginate un circuito di Formula 1. Ognuno ha la sua macchina, i suoi piloti, i suoi meccanici. Ma l'asfalto, le curve, la pioggia saranno uguali per tutti. E noi ci saremo. Saremo in pista col numero 15. 15. Il nuovo canale che ci ha assegnato il Ministero dello Sviluppo Economico. 15. Su tutti i televisori della Calabria. Da fine aprile ci troverai Esperia TV. Abbiamo un nuovo traguardo da raggiungere. E lo faremo, come sempre, insieme a voi. DOC, denominazione di origine calabrese. Numeri, sindaci e tanti cittadini alle prese coi problemi quotidiani in uno dei momenti più delicati della nostra storia recente. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti voi e a tutte voi. Bentornati al DOC, denominazione di origine calabrese. La medicina e la tecnologia stanno facendo passi da gigante e di pari passo sembrano andare verso un futuro ricco di risposte e di cure sempre più affidabili. E ogni giorno viene annunciata una nuova cura, delle nuove tecnologie, ma anche una nuova soluzione salvavita. Ma cosa apportano nella vita delle persone tutte queste novità? Che cosa apportano per la loro cura e per il loro benessere? In ogni puntata, infatti, cerchiamo di trattare tematiche differenti, dove poter trovare i migliori professionisti e perché affidarsi sempre a mani esperte, con l'obiettivo di fornire a tutti voi che ci seguite un'informazione completa, chiara e semplice. Su Esperia TV, canale 15, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, è Medicina, il tuo appuntamento con la salute. Entro il mese di aprile cambieranno le frequenze della TV digitale. Immaginate un circuito di Formula 1. Ognuno ha la sua macchina, i suoi piloti, i suoi meccanici. Ma l'asfalto, le curve, la pioggia saranno uguali per tutti. E noi ci saremo. Saremo in pista col numero 15. 15. Il nuovo canale che ci ha assegnato il Ministero dello Sviluppo Economico. 15. Su tutti i televisori della Calabria. Da fine aprile ci troverai Esperia TV. Abbiamo un nuovo traguardo da raggiungere. E lo faremo, come sempre, insieme a voi. DOC, denominazione di origine calabrese. Numeri, sindaci e tanti cittadini alle prese coi problemi. Eccoci qua, siamo tornati alle 14:03 minuti. Bentornati, benvenuti a Denominazione di Origine Calabrese. Oggi ci stiamo occupando naturalmente questo primo turno delle amministrative di giugno 2022. Abbiamo parlato ampiamente della città di Catanzaro che andrà al ballottaggio, però adesso ci spostiamo anche nelle altre due realtà importanti della provincia di Cosenza dove al ballottaggio si andrà. Io direi di aprire con la grafica che riguarda il comune di Paola. Perché lì io credo ci sia anche una mezza sorpresa su chi andrà appunto al ballottaggio, ma da qui a breve chiederemo, ci abbevereremo alla fonte così per non sbagliare. Questi sono i dati, 17 sezioni su 17. Emilia Ciodaro del centrodestra 27,55, 2489 voti. Giovanni Politano 25,71 con 2323 voti. Immagino che sia sbagliato il dato di Roberto Perrotta, non sono 493, saranno un pochini di più, ma sono sicuramente di meno rispetto a queste percentuali, rispetto al consenso di Giovanni Politano. Roberto Perrotta, sindaco uscente, 25,16%. E poi vedete l'ottima performance di Andrea Signorelli, anch'egli uomo della sinistra, diciamo così, 14,52%, infine Paolo Alampi con il 7,06%. Dovremmo avere anche, credo, i dati che riguardano le liste, queste erano quelle che appoggiano Emira Ciodaro, e vedete, insomma, dentro c'è
c'è il centrodestra, insomma, ecco, questa è, anche se poi leggete Progetto Democratico, per cui insomma sicuramente molta presenza civica, ma comunque è candidata espressione sicuramente dal punto di vista della idealità, diciamo così, del centrodestra, e vedete anche fra l'altro ottime performance di alcune liste. Queste invece sono le liste che sostengono Giovanni Politano, una delle liste più votate, proprio la migliore Calabria col 6,72%, vedete Orizzonte Paola 6,91%, poi ancora Grande Paola 6,54% e infine Insieme col 5,71%. Andiamo avanti, vediamo invece come era messo in fatto di lista Roberto Perrotta, le vedete, erano 4 le liste a sostegno di Perrotta, con Azione Paola 10,51, poi ancora, beh, insomma, a leggere a questa distanza un po' difficile per me, comunque 6,13, 5,54 con l'Italia del Meridione e infine lo 0,75% con Paola sempre. E infine, anzi no, non infine perché ne abbiamo ancora altri due di candidati, Andrea Signorelli il 14,52% con un ottimo risultato, sicuramente è andato oltre la somma dei consensi ottenuti dalle due liste, come vedete 8,03 e 3%. E poi ancora De Magistris 5 Stelle Insieme, ma anche a Paola, come vedete il dato dei 5 Stelle è praticamente profondamente sgonfio, 2,72, 3,67 a fronte invece del 7,06 del candidato a sindaco. Questa è la situazione che riguarda Paola, ma io mi auguro che sia già con noi, eccolo qua, lo vedo, beh, insomma, rinfrancato, no? Posso dire sereno? O cominci a toccare ferro, perché questi sono una qualificazione che non funziona più da qualche anno a questa parte. Aldo, Maria Cupello, grazie per essere con noi anche oggi, buon pomeriggio. Com'è andata? Posso chiederti com'è andata a te? Sì, a me è andata abbastanza bene per essere anche la prima esperienza a livello politico candidandomi direttamente. Non posso lamentarmi del risultato, anche perché io non sono un portatore di voti, ma un portatore di idee, ecco, preferisco definirmi così. Quindi per ora puntiamo avanti anche per quanto riguarda poi il ballottaggio che si terrà tra circa 15 giorni. Senti, non vi ha sorpreso, diciamo così, ecco, voi non giocavate in realtà la partita giusto per rappresentanza, cioè vi giocavate la partita fino in fondo, ci credevate fin dall'inizio, avete messo in campo questa configurazione, questa coalizione perché avevate i candidati giusti, il candidato giusto a sindaco, e quindi vi siete giocati la partita fino in fondo e avete dimostrato che così era. Sì, abbiamo puntato sulla figura di Giovanni che si è dimostrato fin da subito vicino alla cittadinanza, è piaciuto da molti anche nei tempi in cui chiedevo, come tutti gli altri candidati, la presentazione delle firme per presentare appunto la mia candidatura. Nel momento in cui si faceva il nome di Giovanni Politano tutti erano molto entusiasti, ecco. Infatti è riuscito a portare a casa un bel risultato, distaccandosi di una centinaia di voti dalla candidata di centrodestra Mila Ciodoro, riuscendo quindi ad andare al ballottaggio e discostandosi, seppur con una certa difficoltà, dal sindaco uscente Roberto Perrotta. Come abbiamo ricordato prima, stava sui 2.273 voti. Quindi molto poca la differenza tra Politano e insomma, ma è una sorpresa il fatto che il sindaco uscente sia arrivato terzo, a tuo giudizio, Aldo? No, non è una sorpresa perché era prevedibile e, come io dico sempre, non bisogna mai sottovalutare appunto il nemico politico, se di nemico vogliamo parlare. Avversario, diciamo così, via. Soprattutto avversario, soprattutto perché appunto il sindaco uscente comunque già ha avuto dei mandati, ha avuto delle cariche, comunque è navigato nel mondo politico, ecco, quindi di certo non è non è stato uno sprovveduto e il risultato di ieri si è dimostrato appunto consolidare quanto detto adesso. Era difficile, però ecco, ce l'abbiamo fatta felicemente, diciamo. Aldo, come puoi definire la coalizione di Politano, la tua coalizione, dal punto di vista ideale, politico, partitico? La nostra coalizione è una coalizione ampia, ma che ha abbracciato alcune sfere della destra. Questo comunque è opportuno dirlo, cioè noi non ci nascondiamo, non l'abbiamo mai fatto.
È vero, non ci sono i simboli di partito, però comunque l'ideale, comunque le macchine dietro tutto questo movimento sono riconducibili a quello. Siamo riusciti però a trovare un filo comune di idee, di progetti tra i miei, per esempio. Ho proposto un assessorato ai quartieri che avrà proprio il fine di non lasciare soli i quartieri spenti appunto i riflettori della campagna elettorale. Tra queste anche altre idee, come ad esempio un ambulatorio solidale per quanto riguarda appunto l'aspetto medico. E siamo una coalizione larga ma comunque compatta, cioè quindi i risultati di ieri appunto hanno dimostrato ciò, specie per quanto riguarda noi, 580 voti, che nel panorama collettivo di cui proprio ho parlato ieri in questo studio, con circa 280 candidati, è stata comunque un buon risultato, ecco. Aldo, siccome ti definisci non portatore di voti, ma portatore di idee, posso chiederti se la sinistra di fatto, quindi a questo ballottaggio, è fuori gioco, cioè non giocherà in prima persona? E quindi la seconda domanda è fisiologica, conseguenziale. C'è la possibilità per Politano di trovare un apparentamento tecnico con Signorelli piuttosto che con Perrotta? Sì, è possibile. Naturalmente Andrea Signorelli ha avuto un risultato magnifico per il suo lavoro. Comunque siamo sui 1.312 voti che camminando da solo, comunque con due coalizioni, con due liste, tra cui appunto la propria, quindi il candidato a sindaco, è un risultato da tenere in considerazione. Un apparentamento è possibile e questo si vedrà in un secondo momento. Con Perrotta, per motivi, ecco, ideologici, comunque con motivi precedenti, è un po' difficile venire al dialogo, sarebbe anche incoerente da parte nostra, ecco. Ho capito. E quindi insomma, partita assolutamente aperta lì a Paola al secondo turno. Cioè non, ora è chiaro, se lo chiedo a te, tu dovessi scommettere, mi diresti Politano, ma insomma te lo chiedo perché riconosco la tua onestà intellettuale. Una partita comunque che si gioca. E in queste 2 settimane chi ha più filo da tessere probabilmente dovrà farlo, dovrà Sì, tessere con anche l'auspicio di chiudere la partita da vincente, da vincitore. perché siamo comunque lo scarto è poco tra Ciodaro e Politano, quindi siamo su una centinaia di voti rotti, quindi sarà veramente una bella partita, sarà entusiasmante giocarla con i vari comizi che si terranno poi successivamente, le varie riunioni. Io ho fatto un post stamattina in quanto prima ancora che candidato della Migliore Calabria, sono il coordinatore territoriale lì a Paola. Ed è stato bello lavorare per questa squadra. Comunque, ringrazio anche il contributo di tutti i candidati, soprattutto della nostra capolista Barbara Sciambarella, che ha portato avanti, ecco, la nostra coalizione e la nostra lista, anche perché noi ci siamo collocati come seconda lista, ed è un risultato ottimo, quindi non ci possiamo lamentare assolutamente. Paola, insomma, sta allevando, diciamola così, una nuova classe dirigente, una nuova classe politica che si affaccia al territorio del Tirreno, ma insomma che guarda anche oltre, in prospettiva, immagino, Aldo. Sì, la Migliore Calabria infatti innanzitutto è un'iniziativa da parte del già consigliere regionale Graziano Di Natale e da Michele Dima, che è il presidente appunto dell'Associazione Migliore Calabria. E noi siamo già collocati sul territorio della provincia di Cosenza, siamo ad Amantea, a Campora, siamo appunto a Cosenza. E quindi noi ci tendiamo a creare un progetto nuovo, un progetto innovativo fatto di idee, di ragazzi giovani, competenti e anche di ovviamente figure più tra virgolette anziane nel mondo della politica, perché è normale che un giovane da solo Ci vuole non vada da esperienza, nessuna parte senza, ci vuole esattamente. esperienza, ci vuole esperienza. Allora, Aldo, carissimo, io ti ringrazio davvero, sono stati 2 giorni molto interessanti, ma Grazie. avremo modo sicuramente di rinnovare questo nostro approccio. Intanto in bocca al lupo e seguiremo sicuramente poi nel secondo turno, quello che succederà appunto alle amministrative di Paola. Buon lavoro, in bocca al lupo a te, grazie. Grazie, grazie, buon lavoro.
Aldo Maria Cupello con noi della Migliore Calabria, che ci ha raccontato un po' quello che sta succedendo a Paola. Nel frattempo ci trasferiremo ad Acri, ma abbiamo anche i sindaci, no? Provincia per provincia, perché insomma è stato fatto, credo, un buon lavoro grafico anche da questo punto di vista. Non so se con l'ausilio appunto della grafica possiamo vedere, ecco, sulle amministrative in provincia di Cosenza i nuovi sindaci. Ad Aiello Lepore, ad Amantea siete sicuri che è socievole il sindaco di Amantea? Perché ieri davano Pellegrino. Vabbè, lo verifichiamo. Vigliaturo a Carpanzano, Adduci a Castroregio, Conte a Cellara, e ancora Vigliaturo a Carpanzano. Vabbè, ovviamente insomma c'è un refuso, ma insomma dovrebbe essere Vigliaturo appunto il sindaco di Carpanzano. Poi sempre in provincia di Cosenza abbiamo visto già Castroregio Adduci, a Cellara abbiamo visto Conte, a Centrache Sinopoli, a Isca sullo Ionio, ma qui non siamo a Cosenza però, siamo in provincia di Catanzaro. Insomma c'è qualche problema da questo punto di vista, però diamoli lo stesso. Allora, San Pietro Apostolo, Raffaele De Santis, Umberto Federico a Luzzi, che effettivamente è in provincia di Cosenza e non in quella di Catanzaro. Andiamo avanti con la grafica, proviamo a vedere in provincia di Reggio Calabria. Antonimina Murdaca, Bagnara ha vinto Pistolesi, a Bovalino Maisano, a Calanna Romeo e a Campo Calabro Alessandro Rocco Repaci. Sempre in provincia di Reggio Calabria, Marrapodi a Caraffa del Bianco, Cagliuso a Caulonia, Mangiameli a Ciminà, Racco a Grotteria e Spadaro a Laganadi. Andiamo ancora avanti, Motta San Giovanni Verduci, a Placanica Condemi, a San Ferdinando Gaetano, a San Lorenzo Floccari e a San Procopio Posterino. Sempre in provincia di Reggio Calabria, Staiti Pellicanò, a Terranova Sappo Minulio Tigani, a Varapodio Fazzolari, a Villa San Giovanni Giuseppina Caminiti. E poi ancora, proviamo a vedere se ci sono altre grafiche. Ovviamente si votava anche in provincia di Crotone, a Ciro Superiore ha vinto Mario Sculco, a Rocca Bernarda invece Luigi Foresta. E in provincia di Vibo invece ad Arena Schinella, Capistrano Martino, a Fabrizia Fazio, a Filogaso Trimmeliti, a Franca Villangitola Pizzonia o Pizzonia, credo Pizzonia, credo, e poi sempre ancora a Vibo Valentia, Signoretta a Ionadi, Pititto a Pizzo, che usciva fuori fra l'altro insomma da un po' di mesi di commissariamento per motivi di 'ndrangheta, a San Costantino Calabro a Derito, e a San Nicola da Crissa invece Giuseppe Condello. E questi sono, diciamo, questo è l'ausilio della grafica, e abbiamo visto anche i nuovi sindaci, i neosindaci eletti appunto in questo turno. Ovviamente sono comuni sotto i 15.000 abitanti, per cui da questo punto di vista non c'è il doppio turno, quindi vince chi prende un voto in più, e se si presenta praticamente da solo un candidato a sindaco, bisogna che ci sia almeno il 40% degli aventi diritto al voto che si sono recati alle urne a sostegno chiaramente di questa lista, di questo unico candidato. Scrivete, ovviamente sono felice, buongiorno, a Catanzaro ai voti vince il centrodestra, ma comunque vada, governerà un sindaco di sinistra, ci scrive Giovanni da Catanzaro. Hai ragione Giovanni, perché ora chiaramente insomma Valerio Donato non ha più la tessera del PD, quindi definirlo candidato di sinistra è un po' forse come dire, è una sorta di forzatura, però è vero, ha una storia politica anche egli e non è una storia politica di centrodestra, quindi è vero quello che dici, lo abbiamo sostenuto fra l'altro anche allora il collegamento con Roberto Saporito non è pronto, ma avete visto quello che ho scritto in chat, vero? Che in realtà sembrerebbe non corretto il link che gli abbiamo mandato, per cui non so se riusciamo a trovare magari anche la, proprio la chance, la piccola chance di averlo
in audio video, oppure magari lo chiamiamo, non lo so, via telefono se abbiamo difficoltà da questo punto di vista. Comunque io vi giro magari il numero, se riesco, credo di sì, come sempre, insomma, il bello della diretta ci porta a fare questo tipo di operazioni. Eccolo qua, questo è il numero di Roberto Saporito, il direttore di Acri in Rete. Nel frattempo però, visto che siamo e vogliamo parlare di Acri, guardiamola la grafica appunto che si riferisce al comune della Sila Greca, dove si voterà anche per il turno di ballottaggio, perché lì non ha vinto nessuno. E abbiamo la grafica di Acri, del comune di Acri, sì? Vediamo un po' se riusciamo eccola qua, questa è la grafica di Acri, 35 sezioni su 35 vanno al ballottaggio, come vedete Natale Zanfini con il 39,72%, diciamo estrazione di centrodestra, anche se abbiamo sentito ieri Roberto Saporito con esperienze anche nel PD qualche lustro fa, e il sindaco uscente Pino Capalbo del centrosinistra appunto col 49,6%, gli è mancato davvero poco per vincere già al primo turno. Vedete anche un ottimo risultato di Giovanni Gofone col 10,68%. Allora, queste sono le liste che sostenevano Pino Capalbo, ovviamente il Partito Democratico, c'era anche Articolo 1 e anche Azione di Calenda, quindi vedete il 3% Azione, il 4,65%, sempre stato molto forte ad Acri anche il Partito Socialista, bene anche Articolo 1 col 5,46%, ma bene anche le altre liste, come vedete il PD è la prima lista, 13,8%, e poi c'è anche la lista del sindaco con l'11,49%. Natale Zanfini invece era sostenuto da queste liste, come vedete insomma anche la destra, Alleanza Nazionale, e altri pezzi diciamo di moderati, e vedete insomma comunque anche buone performance della lista, delle sei liste di Natale Zanfini, a cominciare dalla lista dei moderati con Zanfini sindaco con l'8,37%. Qui vedete non ci sono simboli di partito, ma ci diceva Roberto Saporito ieri, ci diceva appunto che insomma qua dentro c'è anche un bel pezzo di centrodestra. Vediamo invece le liste che hanno sostenuto Giovanni Cofone. Ecco qua, come vedete qui Cofone è andato oltre la somma delle due liste, però c'era la sinistra di Fratoianni, per intenderci, e il Movimento 5 Stelle. Anche qui ad Acri, come a Paola, vedete i 5 Stelle insomma quando si presentano alle amministrative non hanno mai grandi risultati, qui si fermano al 3,28%, però questo è un dato, un consenso, quello di Cofone, che chiaramente potrebbe anche essere l'ago della bilancia, se è vero che Capalbo non è arrivato davvero per un non nulla alla vittoria al primo turno, è pur vero che insomma al secondo turno in realtà si parte dallo 0-0, come si dice, cioè si traccia una linea, si parte tutti e due da zero, e lì la partita è davvero l'uno contro uno, ci sono due candidati che ovviamente in quelle due settimane faranno il porta a porta, faranno magari anche qualche incrocio televisivo, anzi magari glielo proporremo anche noi, seppur a distanza, se vorranno ci metteremo a loro disposizione. Insomma, comunque è una partita uno contro uno, intanto vedo e lo ringrazio Roberto Saporito. Dicevo Roberto, una ottima performance anche di Cofone, ma bisogna dire che davvero per un non nulla Pino Capalbo non ha vinto al primo turno. Sì, buon pomeriggio. È proprio così perché noi cronisti che abbiamo seguito lo spoglio minuto per minuto, intorno alle 21:30-22 credevamo di dare di annunciare la vittoria di Capalbo. Praticamente mancavano un paio di sezioni, precisamente la 7 e la 10. Queste due sezioni però purtroppo, da queste due sezioni non sono arrivati i voti utili a Pino Capalbo, che si è fermato, credo che l'avete ricordato da studio, a 49,6, ovvero oltre 5.000 preferenze, 10 punti di distacco è riuscito a dare al suo avversario Natale Zanfini. Sì, un non nulla, tra l'altro Capalbo se ieri fosse riuscito
a riconquistare Palazzo Cingarelli, avrebbe sfatato un tabù ad Acri che dura ormai da 30 anni, da quando c'è vige la nuova legge elettorale per i comuni superiori ai 15.000 abitanti. Pensate che nessun sindaco è stato mai rieletto, quindi chi si è proposto è stato bocciato e superato dall'avversario. Quindi Capalbio aveva anche questa occasione, insomma, questo lo diciamo per, giustamente, per curiosità, per dati statistici. Ieri ci è andato molto vicino, bisogna dire che nelle indurage hanno mantenuto tutti la calma, il sindaco, i suoi collaboratori, i candidati al consiglio comunale, gli assessori uscenti. Nessuno ha preparato feste, nessuno ha preparato sfilata come è successo già in passato. Quindi, anche perché 49.6, insomma, manca 0.4, che non è una percentuale alta, ma nemmeno bassa. Alla fine i voti, adesso in questo momento al comune stanno ricondigiando le schede, ma dovrebbero essere intorno a 50, quindi è andato veramente molto vicino a Capalbio con 7 liste, dicevate da studio, sì, vi posso dire che è andato oltre le aspettative, perché sempre nel suo entourage si aspettava una buona affermazione del centro-sinistra, del Partito Democratico e dello stesso Capalbio, ma non a questi livelli. Diciamo la verità, si pensava intorno a 48, 47, 49.0, ma no, addirittura sfiorando il 50%. Ecco. Roberto, perdonami, ma se è così, se c'è il riconteggio, c'è la possibilità, la chance, a tuo giudizio, che questi 50 voti possano uscire e quindi consentire a Capalbio di vincere al primo turno? Guarda, abbiamo contattato anche i dipendenti del comune, il segretario comunale e il responsabile dell'ufficio elettorale. 50 schede sono tante, e anche se dovessero andare tutte a Capalbio, così mi hanno detto, l'attuale sindaco uscente non ce la farebbe ugualmente a vincere al primo turno. Quindi il ballottaggio ormai previsto per domenica 26. Si vota dalle 7 alle 23 ed è lo stesso film che abbiamo vissuto nel 2017, perché Capalbio anche in quell'occasione per un centinaio di voti non riuscì a battere il candidato del centrodestra a Navigliaturo, poi a ballottaggio riuscì a conquistare Palazzo Cingarelli. Ci aspettavamo noi cronisti, addetti ai lavori, la comunità, qualcosa in più del candidato di Sinistra Italiana e 5 Stelle, Cofone. In queste ore vi posso dare, ecco, una notizia curiosa. Pensate, Cofone dovrebbe entrare in consiglio comunale, ma attenzione, perché in queste ore si stanno conteggiando le schede giuste per la composizione del consiglio comunale, che su Acrireta abbiamo fatto già due ipotesi, dovrebbe essere quella. Però sono notizie ufficiose, molto vicine alle ufficiali, però da prendere con le molle. Pensate, Cofone dovrebbe entrare in consiglio comunale, entrerebbe in consiglio comunale solo se vince Pino Capalbio, nel caso contrario resterebbe fuori. Questo per grattacapo, perché lo sappiamo che tra Capalbio e Cofone, insomma, non corre buon sangue. Poi naturalmente in questi 14 giorni vedremo come si muoveranno gli schieramenti. Credo che al momento apparentamente non ce ne saranno, soprattutto da parte del centro-sinistra, che vuole vincere questa partita da solo. Bisogna vedere, poi capire cosa vorrà fare Zanvini, se eventualmente decide di fare un'alleanza con Cofone. Ma facendo un'alleanza con Cofone per poter battere Capalbio, poi nasce quel problema. Vincendo Zanvini, Cofone resterebbe fuori. Appunto, insomma, io non lo so se uno si può suicidare, politicamente parlando, naturalmente, per fare vincere tutto sommato anche un avversario, perché ho visto Cofone, io non conosco la storia di questo signore, ma ho visto che le liste che lo appoggiano sono la sinistra di Fratoianni e i 5 Stelle, che non so quanto hanno a che vedere con Zanfini e il centrodestra in realtà. Hanno da vedere ben poco, hai ragione. Però, durante la campagna elettorale, sì. No, dico, però non si sa mai, potresti dire, insomma, perché poi lì chiaramente. Guarda, noi che facciamo i cronisti, come anche tu, i nostri colleghi, ne vediamo di tutti i colori. Nelle liste di Capalbio ci sono candidati, sono state elette al Consiglio Comunale persone che fino a qualche anno fa erano nel centro-destra, hanno ricoperto ruoli politici e istituzionali all'interno dell'UDC e di Forza Italia. Quindi tutto può succedere. E devo dire che durante la campagna elettorale comunque Cofone è stato ben supportato da Sinistra Italiana e dal Movimento 5 Stelle. Fratoianni è stato ad Acri, si sono visti anche esponenti nazionali del Movimento 5 Stelle. Per un bene non è riuscito a prendere un caffè qui ad Acri Conte, perché poi non si sono trovati con degli orari. Conte proveniva dalla Sicilia, doveva andare a Catanzaro, poi proseguire per la Puglia. Quindi Cofone è stato ben supportato, purtroppo non è riuscito a sfondare le 1500 preferenze come
così come avevano previsto, diciamo così, gli amanti dei numeri. Un altro dato che vorrei darvi e che ha, come dire, sorpreso tutti, noi addetti ai lavori, ma anche gli stessi, lo stesso entourage di Tino Caparbo. Caparbo lo davano addirittura in difficoltà sotto le liste intorno a 1.000-1.500 voti, così come è successo 5 anni fa. Pensate, questo non è successo. Caparbo, Caparbo è andato giù rispetto alle liste di un centinaio di voti, soltanto 100 voti. Quindi da questo punto di vista ha preso praticamente lo stesso consenso delle liste che lo hanno appoggiato. Perché, Roberto... Per gli amanti dei numeri, allora... Sì. No, solo al volo perché siamo già in ritardo e non so cosa volevi aggiungere, appunto, ecco. No, giusto per gli amanti dei numeri. Caparbo, allora, le liste hanno raccolto 5.800 preferenze.